Nella splendida tenuta di Casabassa a Monsindoli con il capitano della contrada dell'Istrice Andrea Franchi. Buongiorno, benvenuto. Allora, capitano, come arriva all'Istrice a questo Palio d'Agosto? Intanto arriva da solo, senza nemica, quindi era tanto e non correvamo senza, senza lupa, e quindi un palio dove possiamo pensare solo a una cosa, e quindi speriamo bene, insomma, ecco. L'ultima volta in piazza nel 2018 avete montato Salasso, adesso com'è la situazione? Basta, la situazione è sempre uguale, perché io mi baso molto su, come ho sempre detto, su rapporti che ho sempre avuto, che la contrada dell'Istrice ha sempre avuto, e poi tanto la differenza la farà la mattina della tratta il cavallo che ci verrà assegnato, e da lì poi decideremo che strada fare. Mi auguro di avere un cavallo più competitivo di quello di luglio del 2018, e poi vedremo, ecco. Senta, il rapporto con TT è sempre forte, però in caso di primo cavallo potrebbe esserci anche una monta alternativa, ad esempio Sanna? Il rapporto con Giovanni è sempre buono, è un fantino che vorrei rimontare, e penso che Giovanni, se c'è la situazione, possa venire volentieri nell'Istrice. Non mi faccio problemi se ha vinto a luglio, perché credo lui abbia dimostrato di già in passato di poter vincere due pali nello stesso anno. Dopodiché valuteremo la situazione migliore, mantenendo sempre quello che ho detto prima: i rapporti si sono instaurati negli anni con alcuni fantini, perché i rapporti sono importanti, ecco. Il legame Istrice-Bruschelli, anche questo è sempre forte. Fantino ha vinto due pali nell'Istrice, il rapporto è sempre ottimo, credo sia sempre un fantino che dice sempre la sua, e quindi sì, diciamo, il rapporto della dirigenza attuale con Gigi è un rapporto ottimo, e credo anche con la contrada dell'Istrice, come si può non avere un rapporto ottimo con Fantino a corso di quali. Lei e Bruschelli, tra l'altro, avete anche un buon rapporto sin da piccoli. Che persona è Trecciolino nel privato? Vabbè, nel privato sono cose private, insomma. Io ve l'ho sempre detto a Gigi: il rapporto d'amicizia è una cosa, il rapporto da dirigente e Fantino è un'altra. Siamo sempre andati, diciamo, d'accordo anche per questo, cercando di tutelarci, però poi, insomma, credo il rapporto privato fra un dirigente e un fantino è bene rimanga privato. Senta, invece, rimanendo sempre sull'argomento Fantini, tra i giovani c'è qualcuno che le piace in modo particolare? Ci sono tanti ragazzi che in provincia hanno, nelle poche corse ci sono state in provincia, diciamo, e negli anni hanno sempre ben figurato. È difficile per questi ragazzi emergere, che c'è un gran numero di fantini di un certo livello, quindi è facile che quando montano in piazza montino cavalli che non ti diano la possibilità di ben figurare. Però, insomma, io credo che nei prossimi anni ci sarà un ricambio, e un po' di ragazzi giovani ci sono dietro che stanno venendo. E passiamo invece all'argomento cavalli. Il lotto dei cavalli dell'Istrice da chi parte? Da un lotto alto? Da un lotto. Io da quando, sia nel mandato precedente che nell'attuale, ho sempre detto che io preferisco il lotto livellato. Se poi è livellato in alto o in basso non fa differenza, ma credo che la scelta dei cavalli molto verrà delineata dopo le previsite, le prove di notte, diciamo, di quei cavalli andranno alla tratta. Da lì potremo decidere e pensare che tipo di lotto sarà, perché a oggi è difficile dare un giudizio. Lei, che conosce molto bene i cavalli, ce n'è uno in particolare che le piace, che vorrebbe avere?
Non faccio nomi, sono abituato a non fare nomi perché è meglio non farli. Però qualche aspirante debuttante ha dato delle buone indicazioni sia in provincia sia anche a luglio. Cosa ne pensi anche di un ricambio generazionale? Secondo me degli esordienti nel palio fra luglio e agosto è giusto che qualcuno esordisca sempre per dare modo di non avere così tanti esordienti in un palio solo. A luglio non ci sono stati punti, agosto guardiamo che tipo di lotto sarà fatto e poi decideremo. Però insomma in passato ci sono esordienti che poi hanno vinto subito e dopo un par di pali sono stati scartati per manifesta superiorità, quindi credo che se ci sono esordienti buoni possono stare in qualsiasi lotto. Senta, parliamo adesso invece della sua contrada. Che inverno è stato per l'Istrice? È un inverno lungo, un inverno di aspettative. Si sperava di uscire a luglio e non siamo usciti. Ora agosto ci siamo e quindi pensiamo a quello che verrà ora e invece l'inverno ormai è passato. Ecco, oggi l'Istrice che contrada è? Ma è la solita contrada di sempre, una contrada abbastanza, diciamo, io penso che nonostante tutto sia una contrada compatta, una contrada che vuole andare tutti nella stessa direzione e ha fame, molta fame. Senta, capitano, ma c'è qualche capitano a cui lei si ispira del passato, qualche personaggio della contrada dell'Istrice a cui è particolarmente affezionato e che lo ha come punto di riferimento? No, sinceramente non mi ispiro a nessuno, perché ognuno ha il proprio carattere, ha il proprio modo di fare, però indubbiamente vengo da... diciamo, ho fatto il mangino a un capitano che è Massimo Parri, quindi diciamo, e ho stato nella stalla con Fausto Pistolesi, questi sono, diciamo, i due capitani al quale non è che mi sono ispirato, ma ho cercato di cogliere degli spunti, diciamo, degli insegnamenti che non so se sarò stato bravo a metterli in atto, però insomma sono loro due, poi ognuno ha il suo carattere, ha i suoi modi di fare e quindi è difficile ispirarsi principalmente a uno. Ecco. Ecco, agosto sarà il suo ottavo palio, il capitano dell'Istrice con più presenze del terzo millennio, mentre eguaglia nel Novecento Paolo Nannini e Mario Bellini. Che ricordo ha di loro? Allora, del notaio Nannini ero giovane io, perché sono del 71, quindi ero piccolo, quindi sicuramente conosciuto di più negli ultimi anni, quindi una grande persona, è stato un grande capitano, vittorioso, e quindi mentre di Mario Bellini ho un ricordo un po' più no, più attuale, perché sin da ragazzo insomma lui stava qui, quindi l'ho sempre conosciuto, era e da capitano credo sia stato sfortunato, cosa che invece è stato ripagato poi nei mandati da priore vincendo due pali, e quindi da priore è stato ripagato della sfortuna che ha avuto da capitano, ma sicuramente sono due grandi persone, due persone che hanno dato tanto all'Istrice, quindi... Senta, questa è una curiosità, no? Perché ci sono tanti capitani vittoriosi che hanno sempre detto che per vincere il palio davvero ci vuole per il 90% fortuna e il 10% puntolini. Però ecco, è proprio così o questa fortuna va comunque costruita? Ci vuole il 90% di C puntolini e il 10% di fortuna, cioè come la giri ai giri. Ci vuole tanta fortuna, poi al momento che passa la fortuna bisogna essere bravi a salire sul carro. Però
Il cavallo te lo danno a sorte, l'estrazione contraria a sorte, il posto al canapè a sorte, quindi la sorte dice tanto. E quindi speriamo di essere un capitano con la C nel Palio di Agosto e mi va bene. E il suo palio invece da giovane come lo ricorda? Il mio palio da giovane, sai, io per il lavoro che fo e per l'attività sportiva agonistica che ho fatto era difficile che fossi frequentemente a Siena, e quindi diciamo poi da giovane ho iniziato, relativamente giovane diciamo, a essere, grazie a Fausto Pistoriesi, a essere nella stalla, poi ho fatto il mangino, poi ho fatto il capitano, quindi sono più ricordi quasi da dirigente, da persona insomma all'interno della stalla, e da contradaio semplice perché ero poco a Siena. Ecco, invece rimanendo su questo filone, il palio di oggi che palio è, anche da un punto di vista così di dirigente? Ma sai, ogni periodo ha il suo palio, credo. I rapporti con le dirigenze vanno molto sul rapporto personale, sul rapporto, quindi ci sono delle volte che ti trovi meglio con un capitano di una contrada, poi magari nel periodo successivo la stessa contrada fa il palio con un'altra contrada perché il capitano attuale va più d'accordo con quell'altro. Quindi siamo tutte, credo, persone che dedicano il proprio tempo alla contrada e a questo ruolo molto importante e impegnativo, che ti dà tante soddisfazioni ma anche tante responsabilità, e ognuno cerca di fare il proprio meglio, poi ci si può riuscire o no. Senta, ma suo figlio Guido è tra i cavalieri più forti del mondo, come è nato tutto? Il mondo è un parolone, diciamo, è un ragazzo che nella sua categoria, quest'anno è l'ultimo anno, ormai ha concluso l'anno della categoria Under 21, e che in Europa è uno dei migliori, diciamo, in Italia è uno dei, insomma, nella computer list è il primo da diversi anni. È nato tutto per una questione di cresciuto qui, è cresciuto e ha trasmesso la passione. Sì, no, l'ha presa da sé, diciamo. All'inizio non è che era uno che gli piaceva molto da piccolino. Poi dopo è partito e ora insomma lo fa di lavoro, lui è arruolato nell'esercito, quindi nel gruppo sportivo, sta qui a casa ma a monta in divisa, e ormai è, diciamo, lo fa di lavoro a tutti gli effetti e spessissimo è fuori a giro per l'Europa. Ecco. Come nel corso degli anni l'ha mai manifestato la voglia, il desiderio di correre il palio? No, per fortuna no, devo dire la verità, negli ultimi anni lui è amico con Fantino e spesso va a fare delle uscite a pelo con questo, e diciamo a volte mi prende la paura che mi voglia chiedere, ormai è grande, sì, che la decisione di provare a fare magari, che ne so, le prove di notte, ma per fortuna spesso vicino al palio, nei giorni di palio, è sempre fuori per lavoro, quindi no, e mi auguro che non lo faccia. Ecco. Grazie allora al capitano Andrea Franchi della Contrada dell'Istrice, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Selva fuori allenamento, Bruco, mossa valida, va in testa l'Istrice, segue Leocorno, la Torre, Giraffa, Aquila, Pantera, Selva al primo, San Martino all'Istrice che conduce, in seconda posizione la Torre, c'è Leocorno, l'Aquila terza posizione, sempre l'Istrice, andiamo verso il primo Casato con posizioni invariate, Istrice che conduce, in seconda posizione la Torre, segue l'Aquila, Leocorno, Selva, Pantera, Giraffa, ed è l'Istrice che va verso il secondo San Martino con l'andatura molto contenuta, ecco, affronta la curva, vediamo a questo punto se ci sono degli spunti da parte dei cavalli, e l'Istrice sempre in prima posizione, e andiamo al Casato, ed è la Torre che ora fa il suo attacco, terza posizione l'Aquila, la Pantera, Leocorno,
sono caduti due Pantini ed eccoci con l'Istrice che sta andando verso il terzo ed ultimo San Martino, con la Torre che ha guadagnato alcune posizioni ed eccoci allo sprint finale dell'Istrice con dietro la Torre, terza all'Aquila, la Pantera, la Selva, ultima curva del Casato, è caduto il Pantino della Torre, è caduta la Pantera ed è l'Istrice che vince il palio del 2 luglio, seconda posizione dell'Aquila.